Luciano, mio figlio, era un bravo ragazzo, studiava all'università, era buono con tutti, era amabile con la gente, aveva tanti amici e le piaceva lavorare e anche studiare. Così ricorda suo figlio la madre di Luciano Trujillo Silva, un ragazzo italo-peruviano di 24 anni che la sera del 24 settembre del 2020 è stato trovato misteriosamente morto a Monteberico, ai piedi del convento, a fianco del santuario mariano, forse caduto dall'alto per un'altezza di 20 metri. Il corpo del ragazzo è stato rinvenuto esattamente in quel punto, laggiù, sotto quella terrazza. Ma la dinamica di ciò che è successo è ancora avvolta nel mistero. Cosa era andato a fare Luciano in quel punto, a quell'ora, in una sera di pioggia? Era andato davvero a Monteberico per lasciare il proprio curriculum, come aveva detto ai familiari, o c'era qualche altro motivo? Ma soprattutto, Luciano ha perso l'equilibrio ed è caduto dall'alto? Qualcuno lo ha fatto cadere? Dietro alla sua fine c'è un omicidio oppure un gesto estremo? No, penso proprio a un omicidio, perché lui non aveva per niente voglia di morire, stava studiando, stava cercando lavoro e stava felice perché aveva preso anche 30 e lode, l'ultimo esame che ha fatto il 18, cioè non c'era nessun motivo per fare una cosa del genere. Poi le circostanze indicano di più che qualcuno le ha fatto del male e vorremmo sapere chi è stato, perché se no non avremo pace. Se è stato un omicidio, vuol dire che c'è un colpevole a piede libero, un responsabile, una persona che deve rispondere di quello che è successo. Non abbiamo dubbi che il pubblico ministero e la polizia stiano facendo il massimo per scoprire questa verità e se c'è qualcuno che può dare qualche altro elemento utile a scoprire cosa è successo la sera, lo ricordo, del 24 settembre del 2020. Una sera piovosa qui a Monteberico potrebbe dare un contributo per questa ricerca della verità. La famiglia esclude categoricamente l'ipotesi del gesto estremo. Luciano era uno studente universitario che lavorava per pagarsi gli studi, un musicista, un amante della vita, appassionato di balli latinoamericani, conosciuto e stimato nella comunità italo-peruviana locale, che non aveva motivo per un simile gesto. La procura di Vicenza, subito dopo i fatti, ha disposto un'autopsia di cui ancora non si conoscono i risultati e ha avviato indagini che sono in corso. La famiglia del giovane chiede giustizia e che si capisca fino in fondo cosa è successo quella notte, si chiariscano tutti i punti oscuri di quella tragica vicenda. Noi vogliamo chiedere se per caso, per favore, qualcuno ha visto qualcosa quella sera, che mi chiami o chiami alla polizia a dire quello che sa, non so, qualche registrazione, qualcuno che ha passato quella notte del 24, giovedì 24 che pioveva qua a Monteverico. Per favore, abbiamo bisogno di voi se ci potete aiutare. Vogliamo solo chiarire la verità di quello che era successo a mio figlio, grazie.